Amici, oggi innanzitutto questa è la mia buongiorno a tutti. Questa è la mia maschera viso che terrò su 10 minuti. E intanto vi faccio vedere ho intenzione di fare il colore per i capelli. Questo è il colore, è l'ossigeno, i guanti. Vedono in trasparenza. Scusate, ma non riesco a girare la camera, quindi farmi vedere i prodotti devo girarli verso di me. Questa è tutta la procedura, la descrizione. Alla fine c'è uno shampoo e un bagno rivitalizzante alle erbe. Che inizio. Ah, è una crema da mettere qui, però se ci riesco perché ho già la maschera sul viso, quindi non penso ci riuscirò. Ok, giusto, solo un po' così. Per non far andare il colore sul viso, ma tanto c'è la maschera che mi protegge. Guanto numero 1. Questo colore è adesso non mi ricordo, forse dovrebbe essere un cioccolato. È un 5.38 della René Blanche. Ma come vedete c'è da schiacciare per far uscire il prodotto. Adesso vi faccio vedere tutto, non ho un piano per farvi vedere tutto passo per passo. Ok, questo era il colore che ho messo nel rivelatore di colore. Ok, non ha nessun odore. È inodore. Ah, tra l'altro è ammonia free. Ok. Quindi per me va bene. Dovrebbe essere, se non sbaglio, al burro di karité o di avocado, però siccome io per comodità, di solito butto i cartoncini, metto tutto dentro un sacchetto. Ecco, infatti ho trovato anche questo applicatore per i capelli, per facilitare l'applicazione. Oppure c'è il beccuccio così, appunto. Adesso vediamo quale userò. Adesso vado a miscelare.
ho cambiato l'applicatore perché così volevo provare e inizio ad applicare il prodotto. Dall'altra parte non ha nessun odore strano, non ha odori particolari, sembra abbastanza leggera, cioè quello che serve a me alla fine. Anzi, anche un buon profumo delicato. Lo vado a stendere un po' su tutti i capelli. Di solito il momento del colore o così, della tinta, cioè non è perché ultimamente la sto facendo io, ma sto andando, vabbè, a parte per la quarantena. Sì, faccio un po' come faccio meglio. Se riesco ad andare dal parrucchiere o dal parrucchiere, se non riesco. Ho sempre una tinta di scorta in casa. Ah sì, ha un profumo come di sapone. Di pulito. Come vedete ce n'è ancora su, ancora un bel po'. Ecco, non te la vado per terra stamattina. Faccio così, finisco di applicare il colore su tutte le ciocche, tutta la lunghezza.
sto sporcando un po' il tavolino, il mio comodino. Ecco, volevo fare questo. Interessante, perché ha un profumo come di sandalo, di sapone, di saponetta al sandalo. Quindi vuol dire che c'è un prodotto, secondo me, buono. Io, cioè, ne ho usate tantissime di tinte. Solito quando non mi piacciono, quando hanno un profumo troppo aggressivo, di ammoniaca forte, mi dà fastidio. Sembra proprio di andare a danneggiare il capello, il cuoio capelluto. Oh, mi sembra solo di fare una tonalizzazione. Ecco, questo rumore significa che è quasi steso tutto il colore. Dopo lo andrò a guardare meglio nelle parti più sottostanti. Lasciate questa parte. Ok, l'applicazione è terminata. Tengo su 20 minuti e ci vediamo dopo.